E lunedì sarà anche il giorno del ritorno a scuola. Noi questa mattina abbiamo fatto un giro soprattutto per le postazioni maggiori di screening agli studenti, poi andremo anche a Chieti e a Montesilvano, ma adesso andiamo in diretta a Pescara all'interno del liceo scientifico Galilei di Via Balilla, dove vedo il nostro Paolo Renzetti in collegamento con il primo cittadino di Pescara, che ringraziamo, Carlo Masci. Linea a te, Paolo, per vedere come è andata questa prima delle due giornate di screening per gli studenti. Sì, grazie, grazie Jacopo, un saluto a te, ovviamente ai nostri telespettatori. Siamo all'interno della palestra del liceo scientifico Galilei di Via Balilla a Pescara, siamo in pieno centro. Stamattina centinaia e centinaia di studenti di tutte le scuole superiori di Pescara si sono recati qui proprio al Galilei per effettuare lo screening. In questo momento c'è il cambio turno, come vedete alle mie spalle non ci sono studenti perché alle 14 c'è il cambio del personale sanitario. Militari dell'esercito e volontari della protezione civile. Io ringrazio il sindaco di Pescara Carlo Masci per averci raggiunto in postazione. Lei sindaco questa mattina ha girato le tre scuole di Pescara dove ci sono stati questi screening, che proseguiranno per il pomeriggio e per tutta la giornata di domani. C'è stata un'importante risposta da parte degli studenti? Sì, devo dire che c'è stata una partecipazione veramente massiccia. Gli studenti sono venuti a effettuare il tampone, evidentemente con un grande senso di responsabilità. Ho visto bambini tranquillamente avvicinarsi alle postazioni per fare i tamponi, devo dire delle immagini molto 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 positive. Abbiamo visto anche file molto lunghe, quindi la partecipazione è veramente stata importante, però adesso non c'è più nessuno a conferma del fatto che il sistema ha tenuto benissimo, ha funzionato, perché è riuscito a soddisfare tutte le esigenze di tamponatura che dovevano essere fatte in questa mattinata. Quindi devo dire che è tutto positivo. Ringrazio anch'io i medici della ASL e tutta l'organizzazione ASL, ma anche la struttura di missione del generale Figliuolo, che ha mandato i volontari medici dell'esercito, perché c'è una collaborazione piena tra le istituzioni che poi porta a risultati a vantaggio della cittadinanza. Anche i presidi, i dirigenti scolastici sono stati impegnati, hanno messo a disposizione il personale della scuola. Ha funzionato tutto, una bella giornata per Pescara, una bella immagine per l'Abruzzo. Il Covid sappiamo che è pericoloso, sappiamo che è subdolo, ma cerchiamo di combatterlo in tutti i modi. Lunedì si torna a scuola e si tornerà un po' più tranquilli, proprio perché questi tamponi effettuati a tutta la popolazione scolastica sicuramente contribuiranno a rendere il quadro più chiaro. Ci sono stati alcuni positivi, alcuni ragazzi positivi che ovviamente saranno messi in quarantena sotto controllo. Sindaco, un gran lavoro quello portato avanti in queste ultime ore dall'ASL di Pescara, dall'amministrazione comunale, anche dai volontari della protezione civile. C'è stata un'unione di forze affinché tutto questo potesse essere realizzato? Sì, questo è il momento di rimboccarsi le maniche. Tutti quanti lo stiamo facendo nel migliore dei modi, sapendo che ci troviamo di fronte a un virus che sta mettendo in difficoltà il mondo, e noi cerchiamo di adeguarci alle necessità che man mano emergono. Adesso stiamo trovando un altro centro vaccinale rispetto a quello che abbiamo aperto alla stazione di Porta Nuova e che fino alla settimana scorsa era in grado di soddisfare tutte le esigenze, ma da questa settimana, con la diminuzione del tempo di validità della vaccinazione, ha comportato presenze ulteriori non prenotate che in qualche modo si stanno assorbendo, ma è necessario aprire un nuovo centro vaccinale. Dalla settimana prossima saremo operativi con lo spazio che metteremo a disposizione della ASL. Il lavoro è tanto, lo stiamo facendo, c'è anche il centro vaccinale per i bambini da 5 a 12 anni che fa 100 vaccini al giorno, anche su quello dovremo aumentare, l'ho chiesto alla ASL che si sta organizzando con i medici, con i vaccini,
perché è necessario dare una risposta a 360 gradi. A Pescara lo stiamo facendo, sapendo che le difficoltà ci sono, ma cerchiamo di risolverle tutte. Prima di dare la linea allo studio al collega Jacopo Forcella, lei ha parlato proprio della notizia di poche fa dell'apertura di questo nuovo centro vaccinale a Pescara la prossima settimana, notizia di poche ore fa che c'è anche un'altra location che avete individuato, quella di Palazzo Fuxas a Pescara, oltre al palafiere di Via Tirino. Sì, noi abbiamo un rapporto diretto con il presidente Danelli, che è sempre molto disponibile, con lui stiamo ragionando sul palafiere, non nell'area dove abbiamo avuto il centro vaccinale fino a settembre, ma al primo piano dell'edificio del palafiere. Ieri è emersa un'altra possibilità, perché i proprietari della struttura Fuxas ci hanno detto che c'è una disponibilità di una parte del piano terra di quell'edificio. La ASL ha fatto il sopralluogo, un sopralluogo che è stato positivo, quindi tutte e due le strutture sono entrambe adeguate a soddisfare le esigenze della ASL. In queste ore definiremo la questione, scegliendo per la nostra città il meglio possibile, tenuto conto dei costi, tenuto conto di tante variabili, ma soprattutto della adeguatezza della struttura che metteremo a disposizione alla ASL. L'ASL ieri mi diceva che nella mattinata aveva 350 prenotazioni al centro vaccini di Porta Nuova e è riuscita a fare 578 vaccini, cioè ha fatto i vaccini anche alle persone che non erano prenotate, che si sono messe in fila, e alla fine è stato dato un servizio ulteriore importante. Però adesso che apriremo il secondo centro vaccinale sicuramente daremo una spinta ulteriore forte ai vaccini della nostra città, è necessario farlo, io lo dico sempre, più persone si vaccinano e più il virus non aggredirà in maniera forte le persone che saranno eventualmente contagiate, e dobbiamo fare di necessità virtù. È il momento di impegnarci tutti quanti, sapendo che la partita la vinciamo tutti quanti insieme. Jacopo, a te la linea. Sì, solo una considerazione con il sindaco prima di liberarlo, ringraziandolo ovviamente per la disponibilità. Volevo chiedere, tornando proprio sullo screening e sull'impatto del Covid, della variante Omicron nella popolazione scolastica, visto, sindaco, che ci sono state delle polemiche nelle ultime ore, soprattutto al governatore della regione Campania De Luca, io volevo chiedere al primo cittadino di Pescara se è ottimista comunque per il ritorno sui banchi di dopodomani. Oggi è difficile fare delle valutazioni con il Covid che si trasforma costantemente e noi vediamo che le situazioni cambiano di giorno in giorno. Fino alla settimana scorsa avevamo pochissimi contagiati, da una settimana è esplosa la situazione in tutta Italia, nella nostra regione e anche nella nostra città. Quindi fare delle previsioni diventa veramente difficile. Sappiamo che viviamo alla giornata, modificando il nostro percorso, come si modifica il virus, sapendo che oggi il virus è meno aggressivo dal punto di vista sanitario, ma è molto più contagioso, e quindi dobbiamo usare ancora di più le precauzioni che abbiamo usato fino a questo momento. Certo, la scuola rischia di essere un volano di contagi, quindi il faro acceso nella scuola c'è e ci deve essere. Io mi ricordo l'anno scorso a febbraio, quando è entrata la variante inglese a Pescara come prima città italiana, avevamo veramente una ecatombe di contagi a Pescara. Io ho chiuso anche le scuole d'infanzia, non l'aveva fatto nessuno in Italia, noi l'abbiamo fatta come città per primi. Ha funzionato, perché poi abbiamo avuto un crollo totale dei contagi a Pescara per tanti mesi. Io spero che non si debba fare la stessa cosa, perché questo vuol dire che in qualche modo abbiamo contenuto il contagio. Certo, è il rischio è presente, dobbiamo seguire giorno per giorno, sapendo che il governo sta facendo tutto quello che può fare, e noi siamo pronti a muoverci come ci siamo mossi oggi con i tamponi, lo faremo anche oggi pomeriggio, domani tutto il giorno, come ci siamo mossi con i vaccini. Siamo operativi al 100% in una condizione che ha messo in crisi tutto quanto il mondo.
Grazie, grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci per questo collegamento in diretta dal liceo scientifico Galilei di Pescara. È tutto, linea a te, Jacopo. Grazie a voi, un caro saluto.